Oggi a grande richiesta la recensione finalmente dell'essiccatore. Ho detto tra un po' mi vengono a prendere sotto casa se non faccio questa recensione, quindi eccola qui finalmente, quindi partiamo subito con la recensione dell'essiccatore. Vi faccio vedere quello che ho io, che è questo qui molto grande della DCG, che ha 5 cestelli. A 5 cestelli, come vedete, molto grande, ce lo vedete rispetto a me, vi rendete conto di quanto è grande. E vi dico che io l'ho pagato, aspettate che ce l'ho qui sotto la scatola, eccomi, l'ho pagato 43,40 euro, l'ho comprato su eBay, a luglio l'ho comprato, e quindi l'ho pagato 43,40 euro compresa di spedizione. Quindi vi dico che un buon essiccatore sta nella fascia di prezzo dai 40 euro ai 45-46 euro, quello è il suo prezzo. E io in realtà nei negozi non ne ho visti tanti, ho visto qualcuno ma molto più piccolo di questo e con un prezzo un pochino più elevato, quantomeno nei negozi che ho visto io. Quindi vi consiglio, se lo volete acquistare, di acquistarlo online. La marca non è così fondamentale, cioè io ho questa marca qui che è DCG, è il numero del... aspettate che gigante la scatola, il numero dell'essiccatore è questo, FD1065, ma non è così fondamentale secondo me. Qualsiasi altra marca, anche amica mia la Beeper, scritto mi pare, ma l'importante è che abbia determinate caratteristiche, come ad esempio la temperatura, la regolazione della temperatura. È importante che voi possiate scegliere a quale temperatura essiccare cosa, perché in base a quello che scegliete di essiccare ci vuole una temperatura diversa. Vi dico che perlomeno con questo, con l'essiccatore che ho comprato io, c'era in dotazione il libricino, proprio un libricino in cui ci sono scritte tutte più o meno le temperature per l'essiccatura, quindi per le erbe mettetelo a questa temperatura, per la frutta a quest'altra, per, non lo so, la verdura a quest'altra ancora. Facciamo così, io le temperature non ve le leggo, non ve le dico così a voce, ma ve le scrivo qua sotto nel box informazioni se a qualcuno dovesse interessare, se qualcuno ha l'essiccatore e per caso non c'aveva questo libricino con le temperature da utilizzare per essiccare i vari prodotti, ve lo lascio, insomma ve lo scrivo qua sotto nel box informazioni così lo potete vedere. E vi dico che, insomma vi dicevo, la fascia di prezzo è 40-45 euro, la grandezza l'avete visto è molto grande, cioè 5 cestelli è grande, quindi per quel prezzo avete un essiccatore grande, insomma, che essicca più frutta, che una volta che l'avete acceso vi conviene riempire tutti i cestelli e essiccare senza dubbio, una volta che è acceso. E questo ha una potenza di 250 watt, perché infatti conviene secondo me comprare l'essiccatore, aspettate che poggio la scatola, e non essiccare le cose in forno, perché il forno vi consuma tantissimo, cioè calcolate che per essiccare ad esempio, che ne so, la frutta è quella che ci mette un pochino più tempo a essiccare, poi dipende dal tipo di frutta, perché ovviamente contiene tanta acqua. E, però per dirvi, per essiccare le banane ci possono volere anche 12-18 ore, cioè ci vuole molto tempo a essiccare la frutta. Quindi in forno, essiccare la frutta ad esempio in forno, sarebbe abbastanza impensabile, perché dovreste tenere acceso il forno troppe ore e il forno consuma molta 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 più energia, quindi sarebbe troppo costoso. Molti me l'hanno chiesto soprattutto per le scorzine, come faccio a essiccare le scorze degli agrumi senza essiccatore. Si può fare in forno, ma io non lo consiglio perché effettivamente ha un costo veramente eccessivo, cioè vi conviene spendere 40-45 euro e comprare l'essiccatore, lo lasciate lì, comunque ha un consumo, però ha un consumo nettamente minore di quello del forno, insomma. Vi faccio vedere, vi dico proprio in generale, che cosa ci si può fare con questo essiccatore, cioè perché secondo me conviene comprarlo, soprattutto conviene comprarlo per chi è allergico al nickel, perché possiamo mangiare già poche cose, pochi snack, cioè difficilmente potete andare al supermercato e comprarvi tutte queste cose, invece in questo modo potete farvi gli snack di frutta fresca, tantissime cose. Adesso vi faccio vedere in generale quello che ci si può fare. Io ad esempio ho essiccato, queste sono le pesche,
pesche essiccate, le ho essiccate quest'estate con le pesche buone, quindi ho un barattolone gigante di pesche essiccate che potete utilizzare anche ad esempio per fare dolci, per semplicemente da mangiare come snack, ve le portate in giro, uno snack super salutare perché questa è solo frutta. Ah, un'altra cosa, quando essiccate la frutta, tagliatela il più sottile possibile, perché altrimenti ci vuole veramente tantissimo tempo a essiccarsi, perché ovviamente è spesso e quindi si deve essiccare, perché poi effettivamente deve essere duro la frutta, cioè deve essere essiccata bene, quindi ci vogliono molte ore, quindi più sottile lo fate, meno tempo ci metterà l'essiccatore a essiccare la vostra frutta, questo vale in sempre, insomma. Poi io sempre di frutta ho che sta finendo le mie amatissime banane, che qui si vedono, le banane essiccate, che io adoro, 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 cioè non potrei farne a meno, le porto in giro, sono meravigliose come snack, state davanti a un film, la gente mangia popcorn e voi vi mangiate le banane essiccate, meravigliose, molto più buone, molto più salutari. Pure ad esempio io ho essiccato anche i kaki, aspettate, oh. Li vedete? Sono i kaki essiccati, semplicemente così, l'ho tagliati molto sottile e li ho essiccati. Vi dico, i tempi ovviamente dell'essiccatura delle cose non ci sono dei tempi standard, in base a quanta acqua contiene la verdura, la frutta che state essiccando, ci metterà più o meno tempo. Cioè, non è detto che una banana ci metta sempre 10 ore. Può darsi che una volta ce ne mette 8, una volta ce ne mette 18. E cambia sia in base allo spessore, sia in base proprio alla quantità d'acqua, che non si può prevedere la quantità d'acqua che contiene una frutta piuttosto che un'altra, cioè si sa più o meno, ma insomma può variare. Io per esempio con la frutta essiccata mi sono creata il mio muesli personalizzato. Qui dentro ci sta, ve lo dico, aspettate, ve lo apro, cioè riso soffiato, forse così lo potete vedere, riso soffiato, pesche, kaki, mele, c'erano anche delle fragole essiccate, ma con me le fragole essiccate, le fragole in generale finiscono, non ci sono più, perché io le amo, quindi profuma tantissimo, cioè del vostro muesli personalizzato, ci sono anche i fiocchi di riso qui all'interno, è proprio un muesli per me che sono allergica al nickel, insomma, che posso mangiare, dato che quelli in commercio tendenzialmente sono fatti di cereali integrali che noi non possiamo mangiare. Questo invece, ecco, c'ha il riso soffiato, tutta la mia frutta essiccata, i fiocchi di riso, ed è veramente eccezionale, potete mangiarlo la mattina. Chi ama il muesli e non lo trova, avere l'essiccatore vi permette di farvelo in casa. Il muesli è veramente una cosa molto carina. L'altra cosa che vi permette di fare l'essiccatore è ovviamente di essiccare le scorzine, che questo è il risultato, le scorzine dell'arancia e del limone. Ovviamente dice, come se hai raggiunto il risultato della polvere? Io poi l'ho polverizzata con il macinacaffè, quindi io vi conviene avere un macinacaffè perché il tritatutto non trita così in polvere. Io, infatti, no, in realtà me l'ha regalato il mio ragazzo, per fortuna, love, grazie, e quindi, perché sennò avrei dovuto comprare, vabbè, ma non è, credo che costi su, boh, non lo so, sui 20 euro un buon macinacaffè, credo. Comunque, se volete poi ottenere una polvere, va bene, insomma, servirebbe il macinacaffè o comunque qualcosa che macini. Sto cercando di farvele vedere, ecco, questa è la polvere di limone. Di scorzine di limone, ovviamente biologiche. Semplicemente io come faccio? Prendo il limone, gli tolgo la buccia col pelapatate senza prendere la parte bianca e lo metto ad essiccare. In realtà le scorzine sia dell'arancia che cioè sia dell'arancia che del limone non ci mettono così tanto tempo ad essiccarsi in realtà, cioè ci mettono di meno della frutta sicuramente, perché la frutta contiene tanta acqua, invece ecco. Questa non tantissima, ma c'ha un profumo incredibile, cioè è inebriante, inebriante, poi ne basta pochissimo per ottenere un aroma molto intenso. Lo potete utilizzare anche, ad esempio, fate i risotti, li volete aromatizzare con gli agrumi, potete farlo, potete aromatizzare proprio il pesce con l'agrume, lo potete fare, ce l'avete sempre lì a portata di mano senza dover stare a cioè avete della farina di agrumi fondamentalmente meravigliosa, incredibile. E poi una cosa fondamentale, vi potete fare le tisane fatte in casa, perché sempre chi è allergico al nickel non trova le tisane comprate. In questo modo voi essiccate
le cose che vi piacciono di più, vi potete fare le tisane fatte in casa. Ad esempio, se essiccate la valeriana, vi potete fare la valeriana, la tisana alla valeriana, che è anche rilassante, lo potete utilizzare al posto della camomilla, che non potete bere, però la valeriana sì, quindi essiccate la valeriana e vi fate una tisana rilassante, ad esempio. Oppure, ecco, in questo caso avete essiccato limoni, arance, non so, mandarini, quello che vi pare, e voi vi potete fare proprio la tisana con agli agrumi. Cioè, chi ce l'ha una tisana così figa? Cioè, è veramente una cosa molto bella. In più vi dico anche che sempre con l'essiccatore potete fare il brodo vegetale. Questo brodo vegetale, come fare? Semplicemente voi essiccate la verdura che preferite, che potete mangiare, che è allergico al nickel, quindi quella che potete mangiare. Io ad esempio vi faccio vedere che ho essiccato, questa è la polvere di bietola, questa è la bietola essiccata, è la bietola del mio orto che è diventata una polvere, come vedete. Potete essiccare scalogno, ad esempio, potete proprio farvi il vostro le vostre verdure essiccate, le zucchine, qualsiasi verdura voi volete essiccare, la mettete nell'essiccatore, le essiccate, dopodiché io questa sempre l'ho frullata sempre con il macina caffè, ho ottenuto la polvere, e potete poi fare i mix, cioè farvi un barattolino in cui ci mettete 5 cucchiai di bietola essiccata, un cucchiaio di scalogno essiccato, un cucchiaio di zucchina essiccato, per dire, adesso non mi viene in mente altra verdura, quello che vi pare, e voi avete sempre pronto il vostro brodo vegetale, lì, pronto, da utilizzare per aromatizzare, fare il brodo al volo, ed è veramente una cosa bellissima. Altro che i brodacci pronti, i dadi, le cose col glutammato, il sale a quantità industriali, no, cioè questo avrete sempre un brodo granulare pronto, ma salutare, e non solo salutare, ma anche che rispecchia i vostri gusti, perché magari a voi vi piace di più la bietola o piuttosto quel sapore, e fate il piccolo alchimista e vi create il vostro brodo vegetale. Poi, se a voi vi interessa, io magari sul blog vi posso fare proprio una ricetta con, che ne so, 5 cucchiai di questo più quello, e formate il vostro brodo pronto. Fatemelo sapere se vi interessa, che io sul blog lo posso fare, non è una ricetta, nel senso, sì, è una ricetta, ma è una ricetta non ricetta, è una ricetta che necessita l'essiccatore. Io per questo vi dico perché conviene prendere l'essiccatore, per tutti questi motivi, perché è un prodotto, cioè è un accessorio incredibile da avere dentro casa, veramente incredibile. Vi giuro che non mi hanno pagato, l'ho pagato io, come avete visto, me lo sono comprata da sola, e vi sto dando un consiglio veramente sincero e completamente spassionato, senza che nessuno mi abbia pagato per darvelo, perché è un prodotto incredibile, cioè vi risolve proprio le giornate. Poi soprattutto dice, vabbè, ma ci vuole tempo, ma voi non dovete fare nient'altro che tagliare la frutta, o lavare, insomma pulire la frutta, la verdura, insomma prepararla per l'essiccatura, poi la mettete nell'essiccatore e lui fa tutto da solo, cioè voi lo lasciate lì, andate a controllare ogni tanto se dura una cosa, o insomma se è pronta. La cosa che vi conviene fare è ogni tanto, ogni 4 ore più o meno, ma se non lo fate non è importante, non è fondamentale, cambiare la disposizione dei cestelli. Adesso vi faccio vedere i cestelli come sono fatti. Sono, vedete, sono così, però sono dei singoli cestelli, ad esempio, che li potete muovere. Quindi voi prendete un cestello, mettete quello che stava sotto sopra, ad esempio, quello che stava sopra sotto, insomma, gli cambiate la disposizione, sono leggerissimi, sono di plastica, leggerissimissimissimi. Oh, se non cade tutto, faccio un casino. Insomma, quindi potete, lui fa da solo, voi lo lasciate lì, e poi io solitamente lo metto la sera e la mattina dopo, poi dipende in base a quello che ho fatto, ho messo ad essiccare, lo vado a riprendere. Io solitamente metto cioè, più possibile tutte le stesse verdure o frutta. Per esempio, se faccio le banane, riempio tutto di banane, così faccio solo banane, perché più o meno quelle ci metteranno lo stesso tempo ad essiccare, perché sennò magari ho messo, che ne so, banane e pesche, magari, che ne so, le banane fanno prima e quindi devo togliere le banane e continuare l'essiccatura solo con le pesche, non è un problema, però preferisco, se posso, fare tutte le stesse verdure, ma insomma questo è un consiglio, che potete fare anche tutte cose diverse senza problemi, ci vorranno ovviamente tempi diversi, ma
non è un problema. Insomma, vi dicevo, io lo metto la sera prima di andare a dormire, la sera tardi, così quello sta tutta la notte. Vi dico che fa un pochino rumore, cioè un pochino rumore, fa il rumore che fa chi ha la ventola al bagno, per dire. Fa il rumore di una ventola buona, non una ventola di quelle tipo rotte che trovate nei bagni. No, però... Quindi non è che ve lo potete tenere vicino al letto, diciamo, io lo lascio in cucina e sto in camera, non sento assolutamente, assolutamente niente, lui è lì e lavora, fa il suo lavoro e lo fa molto bene, secondo me. Quindi per questa recensione dell'essiccatore è tutto, spero di non essermi dimenticata niente, credo di avervi detto tutto, dalla fascia di prezzo a dove acquistarlo, cioè io vi consiglio online, andate a vedere dove conviene. Se non mi sbaglio, Angela, una ragazza che mi segue, mi ha detto che lei l'ha trovato su Groupon a 39 euro, mi pare che l'abbia preso, questo mi pare settimana scorsa che me l'abbia detto, se non di più. Però sicuramente si trova in giro, io ve l'ho detto, l'ho pagato 43 euro e qualcosa, comprese di spese di spedizione a casa, quindi non ha un prezzo così eccessivo, secondo me è un prezzo giusto per quello che fa, per il lavoro che fa, per l'aiuto che dà dentro casa, perché secondo me dà un vero aiuto alle persone, soprattutto alle persone allergiche, insomma, perché potete fare quello che volete, potete crearvi le vostre cose, la vostra frutta secca, i vostri snack salutari, che secondo me sono molto importanti anche come sfizio da tenere, per non essere tristi, ogni tanto ci vuole qualcosa di sfizioso da mangiare, poi il brodo e le scorzine, le tisane, insomma tutto quello che può creare questo oggetto, questo oggetto meraviglioso. Adesso ho preso un pezzo perché è gigantissimo, l'avete visto, è grande. Quindi niente, io spero che la recensione vi sia piaciuta, fatemi sapere che ne pensate voi, se ce l'avete, cosa ci fate voi, se l'avete acquistato, cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o non siete d'accordo con me. Insomma, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi va e condividete il video con tutti i vostri amici. Spargiamo in giro la voce che l'essiccatore fa paura, yeah! Ah, e ripeto che nessuno mi ha pagato, infatti non vedrete link, non è sponsorizzato questo video in alcun modo, l'ho comprato da solo, quello che penso lo penso realmente io e quindi è quello che penso dell'essiccatore, quindi è solo e semplicemente la mia opinione personale, che magari non conta niente, però siccome me l'avete chiesto e tra un po' veramente mi venivate a prendere sotto casa se non vi facevo questa recensione, secondo me sì, quindi eccola qui, va bene, basta, smetto di parlare, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!